tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò al mietitore: accogliete prima la zanna
per piegartela in fasci per bruciarla. Il grano invece, riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell'orto. Diventa un albero, tanto che gli riccheri del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse a loro, con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò con cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi condiede la folla che entrò in casa, i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e il mietitore sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania, la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno del suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, grazie. Un po' di sole, ma va bene. Dice che il sole batte i piedi, quindi è proprio la nostra giornata giusta. Sì. Anche se scappiamo la bellezza per non fare lo scandalo, però va bene. Oggi continuiamo il discorso del seminatore. Domenica scorsa abbiamo sentito questo seminatore che getta il seme, dove questi semi cadono nei diversi posti, sul cammino, sui sassi, sui rovi, sul campo e così via. E oggi vediamo qua il seminatore spiega i semi che erano caduti, diciamo, nella buona terra, finalmente cresce, ma insieme a questa crescita c'è anche la cosa insieme, c'è le zizzanie. Allora, il tema principale di questa domenica è la convivenza tra il bene e il male, dove tutti e due crescono insieme, vivono insieme, c'è il bene e c'è il male. Anche nella nostra vita abbiamo un po' del bene, abbiamo un po' del male. Nessuno può dire che io non faccio niente del male, altrimenti succede anche più noi che con il naso lungo, perché non è vero. Dentro di noi abbiamo anche un po' di bugie, abbiamo un po' delle cose giuste. E poi non soltanto le cose male, abbiamo anche delle cose belle. Per dire che dentro di noi c'è questa convivenza tra il bene e il male. Non c'è niente straordinario, però ci sono queste le cose ordinarie della nostra vita. Però vediamo gli atteggiamenti dei servi e del padrone. I servi, quando vedono che c'è il male, vogliono subito toglierlo. Che non ti serve, dobbiamo toglierla subito. Penso che è una cosa normale, per non lasciare crescere, si vede il male. Penso che sarebbe giusto anche per tutti. Dove c'è il male subito lo togliamo, lo vogliamo ancora subito. Non vogliamo vivere con il male. Nessuno accetterebbe questo. Ma il padrone sa, capisce una cosa importante. Dice no, perché se tu togli il male, rischi di togliere anche un po' di bene. Perché bisogna fare un altro passo molto importante. Per quello che a livello spirituale si chiama discernimento. A discernere, cioè capire, in andare in profondità delle cose, capire perché c'è questa cosa, perché c'è il male, da dove viene, cosa è successo, e da lì tu quando hai capito la conseguenza o l'origine, la puoi togliere. Ma quando non hai far capito l'origine diventa impossibile e difficoltoso, altrimenti rischi
che togliendo questo forse dentro c'è anche qualcosa che ti poteva aiutare. Come si dice, che ogni esperienza, sia negativo che positivo, lascia qualcosa anche nella tua vita. Allora il campo dice no, aspetta un attimo. Quindi il secondo argomento, al di là di quello della convivenza, è quello del discernimento, di andare in profondità delle cose per capire l'origine di questo. E l'altro argomento che è legato a questo è quello della pazienza, se ti aspetta, con calma. I ragazzi chiamano nei termini come sciare, per dire sciare, tranquilli. Poi ci sarà il momento giusto. Allora noi dobbiamo imparare a dire questa pazienza. Certo, tante volte diventa impossibile, è molto difficile, perché siamo fini a dire non ho più la pazienza con la moglie, con il marito, con i figli, con la suocera, con la nuora, con il cane, con il gatto. Noi abbiamo tanta pazienza, ci manca sempre un po' di pazienza. Ma Gesù sapeva benissimo questa cosa. Sa benissimo che nella nostra vita ogni tanto manca un po' di pazienza. Allora ci danno altre due parabole. Ci danno quella di Daniele di Senape e poi ci danno la parabola di lievito. Vedete, sono le cose piccole, poco, ma diventano molto grandi. Daniele di Senape, un granello sui poco, piccolissimo. Però quando semini diventa grande, fino agli uccelli devono fare il nido. Per mostrare che da questo poco può diventare grande. Per mostrare che anche nella nostra vita, certo, che abbiamo poca pazienza e ci mancherà sempre la pazienza, ma l'importante è che questa poca, se la metti nel momento giusto, nel luogo giusto, allora può diventare molto grande. Ma non dobbiamo coltivare questa pazienza, e questo è uno degli insegnamenti che ti mostra in questo Vangelo. La convivenza, il discernimento, la pazienza, è ancora importante, e questo qua è la pazienza che deve diventare molto grande. Abbiamo sentito nella prima lettura di oggi, si mostra in questo collegamento i due elementi importanti. Un'altra cosa importante è questo, al di là della pazienza, è un po' sui pregiudizi. Questo è una zizzania, quindi non può vivere con noi, non può stare, deve andare via, dobbiamo allontanarlo. E tante volte noi viviamo in questi pregiudizi. A volte critichiamo la persona per la sua apparenza, o so perché come è vestita, o perché modo cammina, o come modo parla. A volte giudichiamo delle persone così, perché non dobbiamo giudicare la persona per la sua apparenza. Dobbiamo avere la pazienza a conoscere la persona. Ecco perché c'è discernimento. A conoscere, andare in profondità, a capire perché questa persona è così. Perché si comporta in questo modo? Perché si veste così? Perché fa questo? Perché parla in questo modo? Non posso soltanto la prima volta che l'ho vista subito divento come giornalisti, Loro un argomento anche così diventa molto grande, inventano anche tutte le cose, non dico tutti i giornalisti, Però a maggioranza per fare un articolo devono inventare qualsiasi cosa. Però è importante, noi per me cristiani non deve essere così, non deve essere così. Dobbiamo andare in profondità a capire questa persona, dobbiamo vivere in discernimento, e questa è una cosa molto bella, e dobbiamo invocare lo Spirito Santo che vedremo nella seconda lettura di oggi, perché è lui che ci aiuta, che ci illuminerà veramente per capire cosa è giusto e sbagliato nella nostra vita. E dicevo nella prima lettura che sono questi due argomenti che si collegano con il Vangelo, dice il libro della Sapienza: ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Non ha detto che il giusto deve odiare, deve giudicare, deve allontanare. Non ha detto queste cose, ma deve amare. Vedete, perché l'amore non è altro che questo elemento più bello, che Gesù ci dimostra non soltanto nelle parole, ma anche nel Gesù stesso morendo nella croce. Per dire che noi dobbiamo imparare ad amare. Non possiamo dire che io non sono giusto, quindi non posso ad amare, no? E che dentro di te c'è anche un po' di bene, c'è un po' di giustizia, c'è un po' di amore. Noi dobbiamo imparare ad amare secondo la logica di Cristo. E poi dice ancora un'altra cosa, il libro della Sapienza: hai dato ai tuoi figli la buona speranza, e dopo i peccati tu concedi il pentimento. Per dire che c'è anche un po' di pentimento.
per la persona è così, o perché sbaglia, come per tutto di più, però dai un po' di pazienza, un po' di speranza, che cambierà prima o poi. Certo, tante volte qualcuno dice, ma io non vedo frutti, e da quanto devo ancora aspettare, donna? È da tutta la vita che si comporta in questo modo. Lascia che crescono il bene e il male, e poi ci sarà il giorno giusto. Il Signore sa quando è il momento giusto. A noi ci tocca soltanto a coltivare questa pazienza. E poi abbiamo sentito nel Salmo, abbiamo ripetuto insieme, tu sei buono, Signore, che perdoni. Vede che questo Dio che è buono, che noi dobbiamo imparare da Lui, perché usa anche un po' di misericordia. Perché io non devo usare misericordia? Se Dio usa misericordia su di me, perché io non devo usare la misericordia sugli altri? Se Dio mi perdona i miei peccati, perché io non devo perdonare gli altri? Se Dio mi ama così come sono, perché io non devo amare gli altri così come sono? E tante volte noi vediamo e vogliamo fare come i giovani, che vogliono vedere con i fatti, con gli occhi, ma Dio ci ha dimostrato, è la croce, ti ha dimostrato, non ti serve altri segni che l'Eucaristia, che la sua croce. Concludiamo, come abbiamo sentito nella seconda lettura di oggi, diceva, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché quando noi non riusciamo, dobbiamo invocare questo Spirito che abbiamo ricevuto nei sacramenti, questo Spirito che è stato sempre insieme con Cristo, questo Spirito che fa parte della Trinità. Anche noi dobbiamo invocare questo Spirito che ci guida nella nostra vita. In questa domenica ricordiamo questi argomenti della convivenza, del discernimento, della pazienza, della misericordia. Sia lodato Gesù Cristo. Ora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo intercede per noi che non siamo capaci di pregare in modo conveniente. Allora affidiamo umilmente le nostre invocazioni, perché le consegna al Padre. A ogni invocazione rispondiamo, venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per il popolo santo di Dio, sia nelle travagliate vicende della storia umana, germe fecondo di unità e di speranza. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i governanti, affrontino con audacia evangelica le sfide sociali ed economiche generate dalla pandemia, mettendo al centro le giuste attese delle famiglie e dei lavoratori. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i giovani in ricerca vocazionale, il loro progetto di vita maturi nello scorto dello Spirito.
e con l'accompagnamento amorevole di tutte sagge e prudenti. Preghiamo. Benvenga il tuo regno, Signore. Per noi e per la nostra comunità, il periodo delle vacanze e del riposo risvegli in noi lo stupore per le bellezze del creato e ci educhi al pensiero che ogni realtà creata è chiamata a cantare in Cristo la lode al Padre. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Ci presentiamo, Padre, i nostri cari defunti, ancora da Prati, Montagna, Martini, Giuseppe, Vittoria, Bevilacqua. Preghiamo. Tutto questo, Signore, è quello che portiamo dentro dei nostri cuori, che lo presentiamo a Te, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria del suo nome, e il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato il valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno abbiamo chiesto i doni di Abele e ciò che ognuno di noi presenta in tutto onore, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E con la buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso, tu hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e redentore. In lui ti hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Ma ieri si chiuse la chiesa e la sofferenza dei fratelli. Con la vita e la parola annuncia al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo.
Ti glorifichiamo, Padre Santo, che ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre chinava con loro, e riprese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Maurizio. Donaci occhi per vedere la necessità e sofferenza dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola, per confortare gli affaticati o gli oppressi. Fa che ci impegniamo realmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, per le tutte le fonti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita e la resurrezione. Concedi anche a noi, a termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, che dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e l'amore del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato di grazia da questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. A visita la settimana, come sapete, da lunedì a venerdì alle ore 8 c'è la messa a San Lazzaro e alle 8 e mezza ci sono le lodi. Giovedì prossimo alle ore 21 c'è la lezione divina in chiesa di Balossa, quindi ti arriva un momento di spiritualità, giovedì prossimo alle 21 a Balossa. Sabato prossimo c'è la messa per tutti i defunti di San Lazzaro, poi ci sono anche un po' di coronavirus, quindi c'è sempre in piazza dei Magnoli, quindi non ho previsto in piazza di Mercato, ma in piazza dei Magnoli. E poi la domenica prossima tutte le messe di San Lazzaro che erano previste fare sempre a piazza dei Magnoli si passano in chiesa a San Lazzaro. Qua siamo ancora qua, perché siamo qui a fare in chiesa, noi restiamo ancora qua. Perché San Lazzaro da domenica prossima si torna in chiesa parrocchiale. E come sapete che tutti i mercoledì dalle 9 alle 11 il parroco è qua in chiesa parrocchiale, in casa parrocchiale. Chi vuole parlare, confessare, lamentarsi, è chiaro o no, però chi vuole fare il tutto potete andare da mercoledì dalle 9 alle 11. Offriamo la nostra giornata a Maria, affidiamo a tutte le persone che ne hanno bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Grazie altrettanto.